Ciao ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi, ragazzi, data la notizia giunta da poco, focus su Marko Lazetić, attaccante della Stella Rossa. Prima di cominciare, però, ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare il like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei canali social di Milan Inside, il sito internet www.acmilaninside.com e il mio profilo personale di Instagram. Allora, ragazzi, facciamo un po' di ordine, così che anche chi non sa può capire che cosa sta succedendo. Fino all'altro ieri il Milan stava praticamente chiudendo con il Monaco il riscatto di Pellegrini ad una cifra minore rispetto a quanto pattuita in estate, per poi girarlo in prestito al Torino. Questa precisazione la aggiungo io, credo facesse parte di una mega trattativa che magari potesse vedere coinvolti Bremer barra Belotti. Le cose però sono cambiate. Sono cambiate perché il Milan, non trovando l'accordo con il Monaco per il riscatto, ha deciso di mollare Pellegrini, che quindi sarà prestato al Torino direttamente da Monaco, rescindendo il prestito attualmente in vigore con il Milan. A quel punto tutta questa manovra potrebbe essere letta in quale ottica? Nell'ottica che il Milan non è più interessato a Bremer, o perlomeno non lo prendono più. Perché non lo prendono più? Perché magari hanno già un qualcosa di deciso, ecco, mettiamola così, su Botman. Questo però è un collegamento che chi segue il mercato sa può esistere. In tutto ciò, dato che Pellegrini lascia il Milan, la società rossonera, che qualche tempo fa tramite Massara alla domanda "Ma cercherete un altro attaccante?", rispose "Abbiamo Pellegrini". Ciò significa che con l'addio di Pellegrini arriverà molto probabilmente un altro attaccante, il quale è molto vicino, la chiusura potrebbe esserci già inizio settimana. Il quale arriva dalla Serbia, precisamente dalla Stella Rossa, ed è Marko Lazetić, classe 2004, punta centrale, giusto appunto, della Stella Rossa, di 1,92 m. Parliamo di un colosso. Pare che il Milan abbia offerto 5 milioni, precisamente 4, 4 fissi più 1 di bonus, al fronte di un valore di transfer market stimato del giocatore in circa 1,5 milioni. Ciò significa che l'investimento che vuole fare la società è importante, ci credono nel ragazzo, e quindi ecco che comincia a prendere piede l'attacco del futuro. Parlando molto più nello specifico di Marko Lazetić, è precoce come ragazzo. Dato che già quest'anno, già l'anno scorso, era stato prestato ad un club minore del primo livello serbo, del campionato serbo, dove aveva fatto 14 presenze e 4 gol. Perdonatemi. Stankovic, vedendo queste statistiche, vedendo il ragazzo all'opera, ha deciso di mantenerlo nella sua rosa. E quest'anno sta giocando non in maniera fissa, però sta giocando, sta racimolando i suoi minuti, tanto che è arrivato a 14 presenze e un gol nel campionato serbo, una presenza anche fatta in Europa League e nella Youth League con la Stella Rossa una presenza e due gol. Parliamo giusto appunto di una punta centrale possente, dotata di grande fisico e che con la sua altezza, chiaramente 1,92, è un abile colpitore di testa.
Una piccola curiosità è per quanto riguarda l'età, perché abbiamo detto 2004, quindi nel 2022 compie 18 anni, quando li compie? Oggi. Quindi auguri al Marco Lazetic, che possa essere per lui un bel regalo di compleanno, ecco, questo trattativo. Chiaramente con il fisico che si ritrova, oltre ad essere un abile colpitore di testa, ha una potenza fisica preponderante e prepotente, il che gli permette di tenere ampiamente botta in area di rigore. Però il tutto non è, diciamo, tutte le sue qualità non sono legate solo al fisico, perché comunque sia ha collezionato una presenza ufficiale anche da ala destra, quindi da studiare magari la sua duttilità. È un destro naturale, ma mostra ampi margini di miglioramenti anche col mancino. È dotato anche di una discreta tecnica e di una buona velocità, e che gli permettono comunque sia, giusto appunto, come ha già fatto, ricoprire un ruolo più esterno, ma anche di venire a giocare un po' più indietro e quindi di colloquiare, di scambiare il pallone con i compagni di squadra anche fuori dall'area di rigore. Ed è dotato, oltre che di una discreta tecnica, anche di una buona visione di gioco. Chiaramente anche dei punti deboli, legati soprattutto al fatto che, essendo così giovane, ha poca esperienza, anche se le statistiche che vi ho riportato non sono comuni per un giocatore del 2004, sono, diciamo, difetti legati anche alla questione tattica, ma sono tutte cose ampiamente e velocemente migliorabili diciamo con la frequenza del giocare più partite. È un colpo, investire 5 milioni per un giocatore 2004 significa investire tanto, tanti soldi, ok, per un 2004, ma non tanto dal punto di vista economico, quanto più dal punto di vista, ecco, giusto appunto, della fiducia, della scommessa. Perché non è solito trovare un ragazzo così giovane, 18 anni, pagato già 5 milioni. Un'ultima cosa da annoverare, da notare, è che praticamente Lazetic è il nipote di quel Nicola Lazetic che giocò nel Torino a cavallo delle due stagioni tra il 2006 e 2008, e che proprio il Torino era praticamente molto vicino alla chiusura per il ragazzo, chiaramente influenzato anche da Juric, dalla ricerca di trovare un altro attaccante diverso da Zaza, che è fuori dai piani, e diverso da Belotti, perché se ne andrà a zero. Alla fin dei conti, Lazetic è stato mollato dal Torino perché arriva Pellegri e Milan coglie l'occasione. Ora, da qui a dire che tra Lazetic, Pellegri, Bremer, Belotti possa nascere un qualcosa, questo è fin troppo presto per dirlo. Fatto sta che gira e rigira su questi giocatori ci sono due club, Milan e Torino. Vediamo, vedremo. Chiaramente per essere una terza punta è un investimento, e altro non può essere che un giovanissimo. Vedremo che cosa darà. La trattativa è molto vicina alla chiusura, curiosi di vederlo. Questo è quanto, ragazzi. Io vi ringrazio, vi saluto. Vi ricordo ancora gentilmente il like, iscrizione, campanellina, tutti i link dei profili social qui sotto, il sito internet. E vi ricordo di iscrivervi, perché ci sono delle sorprese per chi si iscrive e per chi fa iscrivere altra gente, come la possibile partecipazione di live con noi, come tante altre belle cose. Però iscrivetevi e poi ve le leggiamo. Ok? Grazie mille, ragazzi, ancora, e sempre Forza Milan. Rimanete collegati perché ci sarà di tutto per quanto riguarda l'iter pre post partita di Milan Juve, partita fondamentale. Ciao a tutti, ragazzi, e sempre Forza Milan.